Mister, complimenti perché la vittoria credo che non sia in discussione, avete fatto una partita, dicevo poco fa, ordinata, attenta nello far palleggiare il Pescara in maniera pericolosa e soprattutto siete stati bravi quando vi siete riproposti, lo avete fatto con organizzazione e con ordine. Beh sì, abbiamo fatto oggi un'impostazione, una disposizione in campo che abbiamo toccato poco in questo periodo di precampionato, però per necessità di numeri in questo momento di ruoli abbiamo dovuto cambiare qualcosa e quindi oggi i ragazzi hanno risposto bene, non potevamo andare oltre quello che abbiamo fatto, siamo stati bravi nel non concedere e soprattutto nel ripartire anche con qualità, qualcosa di meglio potevamo fare il primo tempo. Però devo dire che sono contento di quello che i ragazzi hanno espresso al di là del risultato. A me è piaciuta l'idea del Pineto in fase di ripartenza, perché sia quando partiva Lombardi o quando Del Sole si accentrava, il movimento di Bruzzaniti a sinistra, no? Tutte cose fatte, studiate e applicate. Ma cerchiamo di occupare spazi, quello che trovare spazi per poter poi magari fare un'azione di ripartenza, quindi i ragazzi si stanno muovendo bene, ma l'hanno dimostrato anche nelle partite precedenti, le amichevoli che abbiamo fatto col Sorrento, col Perugia stesso. Devo dire che c'è voglia di fare, quindi questo mi fa ben sperare, però devo dire che oggi è la prima, no? Se non sbaglio, competizione, prima partita ufficiale, quindi diciamo che oggi abbiamo fatto forse qualcosina in più di quello che mi aspettavo, anche sotto la tenuta atletica è la prima volta che tanti ragazzi fanno 90 minuti e quindi sono contento. Studio Massimo, perché Mirko Cudini è l'auricolare, quindi ti ascolta. No, velocemente è una battuta che poi è una considerazione di natura statistica. La bestia nera, potremmo dire così, di Silvio Baldini. Due vittorie e un pareggio, mai sconfitto Cudini, insomma, complimenti. Sì, ultimamente sì, devo dire che il mister mi porta bene sostanzialmente, però al di là di questo colgo l'occasione per fare i complimenti al mister, perché al di là di quello che poi è sempre un professionista, sempre una persona dove sa fare calcio, dove riesce a dare mentalità, certo ci vuole tempo, lo capisco, non è semplice, però devo dire faccio i complimenti perché mi fa piacere rivederlo in campo e quindi sì, devo dire che ora mi sta e ci sta portando bene.